Ciao a tutti, spesso mi chiedete come fare ad approcciarvi al metodo Parelli pur essendo in un maneggio che non vi consente di approcciarvi a metodi diversi da quello utilizzato appunto nella vostra struttura, come fare ad approcciarsi in generale all'horsemanship e come fare a instaurare un rapporto sempre più sottile e connesso con il vostro cavallo, cosa che appunto in maneggi tradizionali spesso non succede. Nel mio canale parleremo di horsemanship, quindi il metodo Parelli è la base che utilizzo io, ma vi consiglio come sempre di adattare le regole, i metodi, tutto quello che potete trovare insomma nell'horsemanship al vostro cavallo e alla singola situazione che state vivendo con il vostro cavallo, perché il vostro cavallo può adorare il metodo Parelli, ma ci può essere anche il giorno in cui il metodo Parelli non funziona e quindi dovete un attimo rivalutare. Questa ovviamente è esperienza, sbaglierete sicuramente, io sbaglio tuttora, sto studiando da 2 anni il metodo Parelli e mi sto facendo esperienza insomma quotidianamente, quindi sicuramente sbaglierò ancora. Però vi consiglio appunto di adattare il tutto al vostro cavallo. Parlerò in questo video della desensibilizzazione e dell'uso del cervello. Sono 2 concetti secondo me molto fondamentali, ottimi per migliorare la relazione con il proprio cavallo, ma spesso sottovalutati e soprattutto spesso zero utilizzati nei maneggi tradizionali. La desensibilizzazione è una cosa che potete utilizzare con il vostro cavallo anche nel caso di cavalli della scuola o cavalli in mezza fida o cavalli in fida, perché è fondamentale nella vita di un cavallo. È fondamentale che il cavallo sappia riconoscere, sappia accettare, sappia vivere serenamente la sua vita con le cose che lo circondano, quindi la desensibilizzazione è un concetto secondo me molto base nella vita del cavallo che spesso è sottovalutata. Ad esempio mi scrivete: il mio cavallo ha paura degli spruzzini. Abituare il cavallo allo spruzzino è una desensibilizzazione. Poi ovviamente tutto quello che vedrete in questo video è un livello successivo, le cose partono ovviamente sempre dalle basi. Ora prenderò il mio cavallo che userò come cavia per quello che vi voglio far vedere. Partiremo ovviamente da un concetto del metodo Parelli, perché io uso il metodo Parelli, ma è un concetto in realtà che può essere applicato extra metodo Parelli, quindi potete estrapolarlo e utilizzarlo insomma come regola generale, che è il gioco dell'amicizia. È un gioco che mira alla desensibilizzazione e a tranquillizzare il cavallo in caso di stress o semplicemente a chiedere al cavallo un momento di relax, quindi un momento di pausa, un momento di stop, un momento di relax da quello che state facendo. Consiglio come sempre di prendere con le pinze quello che vi dico, sia perché io sto studiando e sto applicando queste cose, sia perché è molto importante che voi applichiate le cose al vostro cavallo nella situazione in cui siete e nel posto in cui siete, quindi mi raccomando. Per questo ho aspettato ben 2 anni per farvi un video di questo tipo, perché non è veramente difficile passare determinati concetti. Ho deciso di iniziare da questi 2 concetti, quindi desensibilizzazione e l'uso del cervello, perché sono in realtà concetti che secondo me possono essere applicati anche con i cavalli della scuola, quindi se avete l'occasione di prendere il cavallo della scuola e lavorarci da terra potete fare queste 2 cose. Penso che questi, prima di tutti gli altri giochi, esercizi, lavoro alla corda eccetera, sono 2 giochi che potete fare anche in doccia, anche in box. Con il cavallo della scuola potete benissimo farlo in box, quindi sono 2 concetti secondo me base, fondamentali per avvicinarsi all'horsemanship. Per partire con il concetto della desensibilizzazione partiamo dall'idea del gioco dell'amicizia Parelli, ma è un concetto in realtà che potete, come vi dicevo, estrapolare, ovvero la desensibilizzazione alle carezze, quindi a essere toccato in ogni parte del corpo. Questo è parte del gioco dell'amicizia, quindi le orecchie, i piedi, la coda, il naso, gli occhi. Questo è un concetto di base, ma che spesso viene sottovalutato, quindi siete sicuri che il vostro cavallo si faccia toccare esattamente ovunque senza nessun tipo di problema? Questo è un ottimo punto d'inizio per desensibilizzare il vostro cavallo, quindi cercherò di fare il mio meglio. Le gambe, le ascelle, le parti intime, senza alcun tipo di problema. Farò un video sui segnali di calma del cavallo, quindi come capire se il vostro cavallo è tranquillo o meno. Quindi sempre bilaterale da entrambi i lati, ascelle, parti intime, coda, tutto quello che volete, sedere, insomma cercate di desensibilizzare il più possibile il vostro cavallo a essere toccato ovunque con tranquillità. Come vi dicevo, c'è stata un'interruzione di aereo quindi mi sono un po' persa. Farò un video più specifico sui segnali di calma del cavallo, per oggi guardate: collo basso, il cavallo che mastica, orecchie in avanti, lui vabbè le tiene indietro perché mi ascolta molto, però vedete che non sono così, queste sono orecchie arrabbiate, queste sono orecchie che ascoltano.
Collo basso, cavallo sereno, visibilmente sereno, quindi queste sono le cose che dovete guardare oggi, no? Lui si fa toccare ovunque, quindi ci siamo. Il secondo passo è lo stick. Lo stick nel metodo Parelli è il prolungamento delle nostre mani, quindi abituiamo il cavallo a essere toccato ovunque, quindi questo è sempre gioco dell'amicizia, anche con il nostro prolungamento. Stessa cosa, bilaterale da entrambi i lati, parti intime, coda. Vedete che lui queste orecchie indietro le ha perché ascolta quello che sta succedendo e gli danno anche parecchio fastidio le mosche. Però non sono orecchie arrabbiate, sono orecchie che ascoltano me in questo caso. Lui le orecchie arrabbiate le ha così, ok? Si fa toccare da entrambi i lati, vi consiglio magari se state iniziando ad usare una corda corta come questa. Terzo step, quello che vi fanno vedere proprio come vero e proprio gioco dell'amicizia, quindi lo string, che sarebbe la corda dello stick, che accarezza il cavallo. Questo è quello che loro fanno in natura con tra di loro con la coda, quindi molto, con molta leggerezza. Questa è una desensibilizzazione sempre a questo string che ci passa ovunque, quindi anche in testa volendo, no? Concetto base del gioco dell'amicizia che useremo appunto come punto di partenza per desensibilizzare il cavallo ad altre cose. Andando avanti potete usare sacchetti, ovviamente è già tanto abituato a questo, quindi lo sta dando un po' per scontato, e potete usare qualsiasi tipo di oggetto per fare questo lavoro. Vi assicuro che con lui sembra semplicissimo, ma non lo è per tutti i cavalli, quindi vi sto facendo vedere proprio con lui che è super abituato una cosa che per altri cavalli non potrebbe essere così. Per la desensibilizzazione quindi non ci sono dei veri e propri esercizi che voglio darvi semplicemente l'idea, quindi in questo video non voglio insegnarvi qualcosa ma voglio darvi l'idea per partire e educare il vostro cavallo a essere più desensibilizzato. Quindi usate oggetti di quotidianità, usate oggetti che spesso date per scontati. Ad esempio, posso farvi altri esempi che insomma possono essere utili. Una giacca che voi usate sempre, indossate sempre, il vostro cavallo ormai l'ha data per scontata, ma avercela addosso che effetto gli fa? Provate a farvi queste domande, usare questi spunti di riflessione per appunto iniziare a desensibilizzare il vostro cavallo. Lui è particolarmente desensibilizzato, quindi questo video non funziona tanto bene con lui, però fatemi sapere se volete un video effettivamente di una pratica in cui si va a desensibilizzare il cavallo di qualcosa, ecco, fatemi sapere che posso farvelo molto volentieri, insomma. Questo era il primo spunto che volevamo darvi su come approcciarvi a un metodo più naturale anche in un maneggio in cui non vi consentono di farlo, perché queste cose con oggetti diversi, con oggetti di quotidianità, potete farle sempre, letteralmente sempre. Uso del cervello, il secondo concetto secondo me è fondamentale, che spesso non viene mai insegnato, non viene neanche accennato nelle scuole tradizionali, nei maneggi tradizionali, ma che secondo me è fondamentale. Vedrete che usare questa cosa, questo concetto con il vostro cavallo vi cambierà la vita e cambierà la relazione che avete con il vostro cavallo, ma anche la vita del vostro cavallo. I cavalli pensano, sanno quello che stanno facendo, ragionano,
lavorano e devono avere il tempo di ragionare su quello che stanno facendo. Io vi parlo ovviamente della base, come nel caso della desensibilizzazione. L'uso del cervello nel cavallo non è mai considerato, no? Quindi noi prendiamo il cavallo, lo tiriamo fuori dal box, lo selliamo e lo portiamo in campo. Il cavallo in questo ciclo di cose molto schematico sta effettivamente pensando a quello che sta facendo, oppure lo fa e basta perché è schematico e tutti i giorni fa questa cosa? Questa è la riflessione che voglio mandarvi oggi. Il vostro cavallo sta effettivamente pensando a quello che state facendo o sta facendo la sua routine giornaliera senza effettivamente ragionare? Per questo rispondo appunto a una domanda che spesso mi fanno, ovvero mi fate sotto i TikTok così, no? Il cavallo è libero in doccia perché se si spaventa cosa fai? In realtà lui è libero perché sta pensando, cioè è lì perché sa che ci stiamo preparando, sa che dopo andremo in campo, ma in quel momento lì sta pensando. Quindi se per caso crolla una trave davanti a lui, lui è lì vigile, sereno, cosciente di quello che sta facendo. Magari sì, per una trave si spaventa, ma per il resto del mondo non ha motivo di spaventarsi perché è lì con il cervello. Ed è un concetto difficilissimo da spiegarvi, quindi vi assicuro che sto facendo molta fatica. Oggi vi farò vedere qualche esempio di come far usare il cervello al vostro cavallo, di come potete iniziare a far usare il cervello al vostro cavallo, soprattutto nel caso di cavalli della scuola o in maneggi tradizionali dove fate una routine ben specifica. Vi farò vedere qualche esempio, cosa potete effettivamente fare nella quotidianità del vostro cavallo per iniziare ad aiutarlo a usare il cervello. Questo ovviamente cambierà sia lui che voi e sarà veramente molto utile per il vostro binomio, quindi spero di darvi qualche input utile. Come sempre io vi ricordo che applico di base il metodo Parelli, ma voi potete rivalutarlo, potete studiare altri metodi e mischiarli, perché l'importante è la serenità e il benessere del vostro cavallo, come sempre, non le regole del metodo. Detto questo, iniziamo con qualche prova pratica di quello che potete fare per attivare il cervello del vostro cavallo. Un'idea che voglio darvi per attivare il cervello del vostro cavallo è il problem solving, oppure attento a dove metti i piedi. Potete farlo con il gioco dello yo-yo o semplicemente accompagnando il vostro cavallo avanti e indietro attraverso delle barriere messe un po' tipo a Shanghai. Io in questo caso sto usando le barriere morbide perché lui ha in questo modo la possibilità anche di capire se le barriere sono morbide, sono dure, se ci può mettere sopra i piedi o meno. Ho fatto questo gioco anche con le barriere dure, in quel caso il vostro cavallo dovrà essere in grado di capire effettivamente dove mettere i piedi per non pestare le barriere e quindi per non farsi male. Nel caso di barriere dure dovrete stare ovviamente molto più attenti voi alla situazione, nel caso di barriere morbide potete fare meno attenzione, potete lasciare che sia il cavallo effettivamente a pensare a cosa fare senza rischiare di farsi troppo male, ecco. Come vedete ho sovrapposto le barriere in maniera diversa e faccio attraversare il cavallo cercando di influenzarlo il meno possibile, quindi devo fare in modo che sia lui effettivamente a scegliere dove mettere i piedi. Questo può sembrare un esercizio molto banale, ma stimola tantissimo il ragionamento e lo aiuta appunto a risolvere i problemi. La seconda cosa, ma forse la più importante, è cambiare le vostre routine. Come vedete in questo caso sto cercando di chiedere a Malaghegno i piedi da un altro punto di vista. Lui ovviamente non se lo aspetta, non è una cosa che facciamo spesso. Uso sempre ovviamente il mio peso per cercare di spostarlo, di sbilanciarlo un pochettino, come si fa normalmente quando si chiedono i piedi, insomma, e cerco di fargli capire, qui ha afferrato molto bene il concetto, che voglio semplicemente i piedi come al solito, ma io sono in un punto, in una prospettiva diversa. Questo ovviamente, anche questo può sembrare molto banale, ma in realtà per il cavallo è un ottimo modo per ragionare e fare un'attività che fa sempre, ma in maniera diversa. Potete usare questo trucchetto anche nelle sessioni di lavoro, quindi magari intervallarle con qualcosa che il cavallo non ha mai fatto e vedere come reagisce. Fatemi sapere nei commenti se dovrei approfondire. Io vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!